Siete pronti iscritti a vedere far schifo a me a Smash Bros? Sì, signor Capitano, signor Stefano! Non ho sentito bene perché per qualche motivo devo imbarazzarmi in diretta youtubiana. Sì, signor Capitano! Iniziamo già. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto altamente schifo perché... Dunque, nello scorso episodio abbiamo visto King Dedede e Luigi, alla fine dello scorso episodio comunque. E mo andiamo a vedere cosa sta succedendo alla foresta. Wow, ma io sto guardando Robo, come si chiamava? Non mi ricordo, ma mi sto guardando. No, non riesco a trovare show che hanno, che film in una foresta. Ed ecco Link che afferra la sua spada. Lionk. La spada del potere. No, quella era di Man. Raga, io non mi ricordo niente. Oh, ma ciao Yoshitaru Tatsu. Yoshitatsu. Comunque. Yoshi. Vabbè. Oh no! Un'ombra sta apparendo! No, la cosa di Primide! Ormai io mi ricordo sti qua, cioè. Che poi i nomi dei Primide sono più stupidi. Allora, possiamo scegliere fra Lioink o Yoshitatsu. È Yoshitatsu. Ok, basta. Lo chiamo solo Yoshi e basta. Perché Yoshitatsu è un'altra battuta di merda sul wrestling. Holy shit! Holy shit! Oh no! Vai Yoshi! Raga, io sto recuperando comunque giocabilità a Super Smash Bros. Esploso! Non ha avuto effetto su quel robo. Oh no! Si chiamano Arcanet. Veramente? No, il robo del succhia! Stupido robo del succhia, come ti chiamavi? Bocculus, che schifo! Che mi fai? Bocculus, ovviamente. Recitazione a Giorgio Cappello di Paglia parlando degli Umpa Lumpa Lugga. Su pirla, prendi! E la scatola! Cibo! E purtroppo non mi serve perché io sono già perfetto così. Non riesco. Ma perché devo fare? Ok. Bene, ce l'ho fatta finalmente a fare una cosa decente. Ah, raga, No, ho sbagliato! Ah, raga, qualche secondo fa era 360. Battuta di me. Ah, inoltre sapevate che ho aperto un Reddit e Twitch? Mi trovate su questi due siti e non so, Twitch quando pubblicherò? Voglio fare una roba di tipo, non lo so, tipo ogni settimana pubblico qualcosa. Non lo so, forse potrò fare tutti i giorni come Tearless Raptor, ma come sapete se copio Tearless Raptor allora sono un capone. Solo il capone più caponeccio. Oh! Boom! Don't stop me! Oh no! No, dobbiamo stare in questo... Ok, siamo in un posto. Dobbiamo stare... Oh yes! Oh yes! Che salvataggio! Ma bravo Yoshi! Perché non posso... Perché avevo promesso di non fare più battute di merda sul nome Yoshi. Qualche cosa fa. Oh, Artionet è morto? Artionet. Oh, eccolo! Muerto! Muerto. Non siamo in un video spagnolo. Ma raga, il tempo sta passando velocemente. Sembrano passati pochi minuti e in realtà sono passati. Sembra passati pochi secondi, in realtà sono un minuto. Raga, mi lo mandate perché dovete chiedere al genio di Aladdin, mi sa,
questa sciocchezza del tempo che passa velocemente, stranamente in estate. Oh no! Prendi il trofeo! Bravissimo, Yosho! Yosho! Droppa l'arma! Come faccio? Ma non fare il cafone ballando con... Oh no! Non spara più, droppala sto robo! Ok, ci troviamo contro i peggiori... Ma stanno premendo quel pulsante spawna nemici a caso? No! Bene, abbiamo perso la nostra... Ah, bene, adesso dobbiamo giocare con Melink. Bene, ce l'abbiamo fatta. Beh, bella immagine decente, Stefano, che cade come un caglione. Caglione, ma come... Raga, devo trovare un'alternativa alla parola coglione, perché non lo posso dire, perché non la posso dire, ci sono i miei genitori, quindi... Ma tanto chi se ne frega, siamo su YouTube e le lo trattiamo come se fosse... Come su CSI. Prendiamo quella roba, comunque. Io dovrei tagliare le parti dove prendo le statuine, perché sono inutili e non c'entrano niente con la storia. Sono solo statuine che voglio collezionare per andare a vedere di quali videogiochi sono. Cioè, molto meglio... Cioè, io direi di sbloccare pure le statuine che possono essere sbloccate in modalità classica, completando la modalità con, tipo, che ne so... Mario, abbiamo una vita. Siamo riusciti a arrivarci dalle nostre due cadute da capone. Oh no, ci troviamo in una fossa di primidi che spawnano come le parolacce nei miei video. No, oh shit, Scarapod, ma quanto sei apparso, Scarapod? Ah, mo si è distrutto. Devo distruggergli prima la corazza e dopo devo distruggergli il suo corpo senza corazza. Ma sti Scarapod, potete smetterla di spammarmeli come, che ne so, gli altri nemici? It's true, it's damn fucking true. Aha. Bella parola, it's true, it's damn fucking true. Sembra, diventerà la mia frase di punta per ogni volta che trovo le verità più nascoste. No! Ma perché non salti? Ma perché puoi saltare solo una volta, poi ti incredi? Poi, ogni volta io devo far saltare per... Peccato come un capone, tanto chi se ne frega. Mo? A mo' è la nostra ultima vita, quindi Yoshi dobbiamo fare molta attenzione. Non cadere in quel dirupo. Cioè, è una cazzata quella del robo volante, perché io non sono bravo. Ops. E mo? Ah. In piedi, vai! Raghi, questo è il mio primo game over in assoluto nella storia di Super Smash Bros. Devo rifare la parte. Cioè, in realtà, poi ho perso per una cazzata. In realtà perdo sempre videogiochi per una cazzata. Che se sia come ad esempio autogol, un autogol o altre robe che non vi spiego. Vabbò. Facciamo che tutto non è mai successo e continuiamo la modalità. Lo stiamo per metterlo.
Ma perché lo distruggi con il robo? Comunque, dai Scarapod, balliti! Boom! Bene, ora, ultimo Scarapod, abbiamo finito. Ma non riesco, ma... Cosa cacchio fai? No! È a tempo, Rilly, è a tempo, devo tagliare. Raga, ce l'ho fatta in qualche modo. Ora dobbiamo andare qua. No, non si può andare dall'altro lato. Oh, ma c'era... Oh, sono diventato invincible. Ma c'era il guscio. Ma perché non l'ho notato quel diavolo di guscio? Questo aggiunge un altro mix di cazzate all'apoteosi delle cazzate che Stefano Napoli ha dovuto soccombere nella sua vita da game. Oh yes! È stato problematico, ma ce l'abbiamo fatta. Oh no, la nave sta fuggendo! Dai, Yoshi e Lionk, dovete farcela. E poi? Il livello era pure... Allora, abbiamo sbloccato la molla, la sfera vita, l'uccellotero e Birbo, mentre per gli sticker bonkers di Kirby Topi all'attacco e Dazzle di Zelda Wind Waker. Comunque, c'è una scatola con un punto interrogativo! Chi dovrebbe essere? Oh, io lo so chi è. Ora la tua squadra comprende anche Link e Yoshi. Salviamo. Ok. Il laboratorio di ricerca. Wow, che nome bellissimo per questa roba. Iniziamo. Ok. C'è qualcuno nella ventola. La sfondata. Ma chi è? Damn boy is fake. Samus tuta zero. Mi sa che non monetizzerò se mi fanno vedere Samus tuta zero e il suo sederone. Lo riguardiamo e facciamo l'ultimate commento. No, non puoi... Va su quella roba, ma che fai? Ma... Raga, li dovevo rompere quei robi. Stefano, la tua età cerebrale è di 1000 anni. No, dei Rob Sentinella. Questa è la cosa più meme che abbia mai visto in tutta la vita. Non ho mai visto niente di così meme. Oh no, cadiamo con dei Rob Sentinella. Boom, 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 boom. Beccati questo. Beh. Passiamo su quei robi. Adesso. Ma è un ascensore? Andiamo là. Cadiamo in questa fossa. Non è che ho scelto la cosa sbagliata. Sono riandato. Quando scopri che non dovevi andare là, ma dovevi andare. Forse. Ma dove devo andare in pratica? Non è che devo usare l'ascensore? Non si può. No. No, l'ascensore non lo usa. Allora che cosa? No! Ma cosa cacchio devo fare? Non posso andare in altri posti. Raga, dovevo andare più sopra. Questo è il masso che posso andare sopra, mi sembra. Forse questo è pure il... Forse è il piano giusto. Mi sentivo perso e poi sono andato... Ok, questo è il piano giusto. Ovviamente l'ultimo piano è quello giusto. È un cliché. Basta con i cliché. Oh, che sta succedendo? Pikachu? Ma si sta super potenziando con i fulmini della... destra. Oh, ciao mamma, sto registrando. Raga, mia madre è venuta, non lo so, forse perché, comunque, ma chiudo la porta, raga è un problema girare sto robo, comunque, allora ecco, vi spiego cosa è successo,
Ma Samus ha rotto il vetro ed è scattato l'allarme e adesso dobbiamo uccidere tutti i robot. I robot sentinella, fine. Tiro la porta. Ovviamente userò Pikachu. Cacchio, se è stato con i fulmini della DX dovresti dargli un conto, mio caro Pikachu buono. E poi i Pokémon sono le robe più censurate del mondo e hanno l'episodio più censurabile di tutte le cose censurabili, ovvero Polygon soldato d'acciaio. Come si chiamava? Non lo so. No, si chiamava Polygon soldato elettrico. Sì, si chiamava Polygon soldato elettrico. Come dobbiamo andare? Come devo andare? Non voglio stare in una fossa con dei rob sentinella. Ok, ce l'ho fatta. Dai, datemi qualcosa da mangiare, che io sono la ma. No, non dirmi che c'è una boss fight. Non dirmi che siamo in una boss fight. Oh, stavo quasi per cadere, per fortuna. No! I robo freccia! Dai, uccidiamoli sti robo freccia! Intanto ci risparmiamo un po' di salute. Ok. Bene, siamo qua. E ora... Lanciati verso il rimborso. Ma che fai? No, non devo lanciare. Un attimo, vado ad andare. Non mi prenderete mai, caponi. Questa chiave è mia. Ok, abbiamo aperto questa porta. Non dirmi che c'è un'altra chiave che devo prendere. Oh yes! Big Pikachu! Il sogno di ogni fan Pokémon! Non lanciarmi là! Ok, c'è un'altra chiave? No, dei robo freccia stanno proteggendo la struttura. Prendiamo la chiave e ora andiamo Pikachu Inc. Sono sicuro che è la roba giusta, forse sì. No! Mi prego, ok. Vai là. E come faccio ad andare là su appena? Ah, per testare le mie skills. Ah, comunque sono riuscito a sopravvivere in qualche modo, nonostante sembrando un cretino pascolare, demente, ritardato e altre parole che meh. Ah no, sono andato nella posizione sbagliata. Ops. Perché devo andare là? Che dove ho aperto? Qua? Là? Ma è là? Che cosa? Oh no, un casino di piattaforme. Ma quindi devo tornare tutto indietro, devo andare. Ok, ho capito. Boom, boom, boom. Ok, ho il coso timido di Earthbound. Aha, bel gioco Earthbound. Nonostante le sue pubblicità dicevano questo gioco costa, non compratelo, fa schifo, regalatelo ai vostri peggiori nemici, è comunque un gran gioco. Ah, là devo andare, ok, ho capito. Oh, ho visto qualcosa, un robot. Raga, alla fine quella era di una terza vita. Ma che cosa fai? Ok, ma comunque, dopo, io sto bestemmiando, io sto imprecando molto sui Pokémon, su ciò che io faccio. No, devo di nuovo sopravvivere sulle robe che vanno 3 centimetri al minuto. Sì, grazie. Oh, Matrix. Shit. No. Ok.
abbiamo creato un intero stage in qualche modo che collabora con i robi originali, con gli ostacoli che abbiamo visto. Quindi, non potevano azionarsi. Non potevano essere spetti a azionarsi quando tu premi quel pulsante che abbiamo premuto un po' di tempo fa. No, qua ci deve essere... Ok. I'm back. And here too. Aspetta, ma... c'è una roba. Ah, portavalla. Yeah, abbiamo trovato una roba! Inoltre io sto per cantare la roba. Potevo dire una gag che comparirà nel film, ma spoilerei ovviamente il codesto film. Mi viene sempre voglia di spoilerare il film per qualche strambo motivo che non mi viene in mente. Cioè, c'ho sempre questa convinzione che vorrei Oh no! No! Un rob lancia razzi, ovvero la roba più potente che ci avete. Lol. Oh, yes! Andiamo a vedere il suo sedere. Raga, non siamo riusciti a prendere quel di dietro, quindi... Poor me, but... Sti globus! Che cacchio, è diventato The Gremlins a un certo punto. Io mi vorrei riguardare. Mi vorrei riguardare tanto. No, di nuovo il... Raga, è problematico fare un episodio di Smash Bros. Semplicemente per ciò che succede nei vari episodi. Per ciò che io faccio per portarmi. Sti globus, però posso... Oh, finalmente ci siamo occupati. Ma suonano nell'infinito sti globus, vabbè. Cibo. Ok, con un solo salto siamo arrivati da... abbiamo saltato un dirupo. Bene, ora... E vabbè, ma che... Un globis! Si chiama pure globis sto chiccherone. Ma quanti globis ci sono? Ce ne sono così tanti che non possono essere nemmeno sulle dita. Ma che sono quelli dei creeper? No, c'hanno la stessa reazione di un cacchio di creeper di Minecraft. In realtà si chiama Minecraft quel gioco, Stefano. Stai solamente facendo il cafone chiamandolo Minecraft e altre robe. Ma il primacciaio! Il primacciaio è una macchina da distruzione umana! Cioè, e poi Samus, perché miri da un'altra parte? Che cacchio fai? Oh! Oh, mi si era spostata. Oh, ecco la fine del livello. Grazie al Signore. Ok, c'è questo laboratorio con tutte le cose. Pikachu e Samus si trovano là. Ma che sta succedendo? La tuta di Samus è proprio là. Ho fatto la rima. Ok. Bel modo per poter... Base per trofeo è come sticker Lucia di Drill Desert. Ma che cacchio è Drill Desert? Samus tuta zero e Pikachu. Ok. Ma siamo alla riva al lago. Ma purtroppo dobbiamo finire qua. Perché io mi sto stancando sempre di fare questi video.
Per fortuna che è il penultimo episodio e dopo, non preoccupatevi, lo rifaremo quando... molto tardi!